Buongiorno da GS Telefonia. Qui sotto abbiamo un iPhone 6 portato da un cliente ieri, dove il problema riscontrato è la retroilluminazione dell'LCD assente. Il cliente ha sostituito il display in autonomia e qua ha asportato, come vedete, questo componente che è un fusibile, l'FL2024. Vedo anche al microscopio che qua dentro ha messo una vite molto lunga, è andata a rovinarla in fondo. Speriamo che non ci siano dei passaggi di corrente là sotto, perché vedo da qua che è stata danneggiata anche lì sotto. Comunque, ora ripristiniamo quel fusibile. Lo faremo in un'aria calda, proviamo a farlo con lo stilo, visto che non è un componente così grande, e così piccolo, è abbastanza grande. Allora, proviamo quello stilo, vediamo se riusciamo bene. Ok, qui abbiamo il fusibile nuovo, vediamo se a stilo riusciamo a fare qualcosa di decente, se no dopo andremo con l'aria calda, comunque non è un problema. Non è proprio drittissimo. Ho detto che era abbastanza grosso, ma forse un colpetto con l'aria calda glielo darò, solo per appoggiarlo bene da tutte e due le parti. Ok, abbiamo visto che si è appoggiato, ora facciamo la prova se abbiamo risolto questo problema. Ok, ok.
direi che abbiamo risolto, si è acceso. Ah, scusate un attimo.
scusatemi, allora, come abbiamo visto il display è ripartito, quindi si è acceso. L'unica cosa che è adesso in DFU si arrangerà il cliente a ripristinarlo e rimettere dentro i suoi dati. Abbiamo risolto il problema, questo è tutto da Luca GS Telefonia.